pace e bene. In questa quarta domenica siamo ospiti in una casa. Una casa che generalmente è conosciuta come la casa del figlio il prodigo, qualcun altro la conosce come la casa del padre misericordioso, qualcun altro si identifica nel figlio maggiore e quindi la identifica con la casa del figlio tradito. A me questa domenica piace un po' pensarla con voi come la casa del padre supplicante. Questa supplica che il padre fa. Nella seconda lettura San Paolo ci dice: vi supplichiamo di lasciarvi riconciliare con Cristo. Ecco, questo padre che ci sconvolge sempre nella sua attesa, nella sua fiducia, nel suo perdono, a me colpisce tanto nel fatto che non supplica il figlio minore di ritornare a casa, non lo supplica di andarsene, non lo supplica di appunto riconciliarsi con lui, ma supplica il figlio maggiore di prendere parte della sua gioia. Per questo l'altra immagine vera di questo Dio che ci vuole amare con tutto se stesso è proprio questa, l'immagine del padre supplicante. Ti sta supplicando di ritornare a lui e di vivere nella gioia, di non vivere nell'invidia, di vivere da figlio amato. Ti supplica di ritornare a casa, perché solo a casa tu veramente puoi vivere da figlio libero.